Coppie che si formano e coppie che si rompono nella casa del Grande Fratello VIP 3. La diretta di lunedì 5 novembre si avvicina, e le cose in casa continuano a cambiare per i concorrenti. Gli ultimi giorni hanno visto un allontanamento tra Francesco Monte e Giulia Salemi, l'ex tronista sembra aver chiarito che la nascita di un amore sia impossibile. Una brutta notizia per Giulia, che invece prova chiaramente dei sentimenti forti per lui. Ma per una coppia che sembra allontanarsi poco a poco, ce n'è una che invece è sempre più vicina. Stiamo parlando di Stefano Sala e Benedetta Mazza. Nonostante le dichiarazioni del modello, che ha chiaramente affermato che Benedetta è solo un'ottima amica e che è invece innamoratissimo della sua Dasha, ciò che si vede nella casa non sembra concordare con quanto da lui dichiarato. Jane Alexander pensa a Elia, i segnali di Fondaro. Benedetta e Stefano sono, invece, sempre più vicini e complici nella casa del Grande Fratello VIP. Carezze notturne sotto le lenzuola, sguardi complici, parole dolci confermano che tra i due c'è più di un'amicizia. Lo pensano anche tutti gli altri inquilini della casa, che considerano ormai i due una vera e propria coppia. E se questa è la situazione di coppie che sono ancora in casa, c'è chi si chiede come andrà a finire tra Jane Alexander ed Elia Fondaro. Probabilmente la stessa domanda sta ponendo Sela proprio l'attrice e, alcuni gesti social, sembrano confermare che Elia la stia aspettando e pensando ogni giorno. Su Instagram, scrive, sono un fiume di emozioni contrastanti. In molti mi state chiedendo che cosa penso di quello che è successo. Ma purtroppo non riesco nemmeno io ancora a spiegarmelo. Vi chiedo di aspettare e di pazientare ancora qualche giorno e di lasciarmi sedimentare il tutto, lunedì in puntata avrete il mio punto di vista, poi arriveranno anche le dirette che mi state tanto chiedendo e mi potrete chiedere quello che volete. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.